Questa settimana oltre 20 ricoveri al giorno all'ospedale di Sondalo, in una situazione resa ancora più complicata dalle assenze per malattia del personale sociosanitario. I pazienti Covid in cura al Morelli oggi sono 95, di questi oltre il 50% non è vaccinato. Promozione dello sci alpinismo e della cultura della montagna con un'attenta gestione della convivenza con lo sci da discesa. Nasce l'associazione Bormio Schimo. A Livigno, weekend nel segno delle sfide di velocità sul ghiaccio, arriva l'edizione 2022 di Ice Challenge. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Lo avete sentito, gialli eravamo e gialli restiamo, l'ha detto questa mattina il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Una notizia questa che conferma quantomeno che la situazione Covid non è perlomeno peggiorata, sebbene i numeri che arrivano da Sondalo non siano certo incoraggianti. Nell'ultima settimana è ulteriormente cresciuto il numero dei ricoveri giornalieri, che da 10 è passato a una media di 20 e oltre. I pazienti Covid-19 in cura all'ospedale Morelli oggi sono 95, 51 dei quali non vaccinati, pari dunque a oltre il 50% del totale. Tra questi anche l'ottantenne deceduto nei giorni scorsi e due pazienti in gravi condizioni che dal Morelli stanno per essere trasferiti in terapia intensiva in uno degli ospedali accreditati della regione. Sentiamo. Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana, anche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite. È ufficiale, la situazione sul fronte Covid non è rosea, ma la Lombardia neanche per questa settimana cambierà colore. Giallo eravamo, giallo restiamo. I dati di ATS della montagna di ieri parlano di 735 casi di nuovi positivi in Valtellina e Valchiavenna, ma per la prima volta è considerevole anche il numero dei guariti o negativizzati che li si vogliano chiamare, ben 473. Nell'ultima settimana è ulteriormente cresciuto il numero dei ricoveri giornalieri, da 10 si è passati a una media di 20 e oltre, ma molti pazienti sottoposti alle cure vengono fortunatamente dimessi entro pochi giorni. Da lunedì scorso si sono registrati 101 ricoveri e 85 dimissioni, un saldo negativo che evidenzia la gravità della situazione. I pazienti Covid-19 in cura all'ospedale Morelli oggi sono 95, 51 dei quali non vaccinati, pari a oltre il 50% del totale. Una sproporzione evidente se si considera la percentuale di cittadini vaccinati in provincia superiore all'80%. Va inoltre considerato che tra i pazienti che hanno ricevuto il vaccino ve ne sono molti affetti da altre patologie. È evidente che esiste una differenza tra chi entra in ospedale per una patologia che dipende dal Covid e quindi deve essere considerato come malato di Covid e chi entra in ospedale per un'altra patologia, perché ha avuto un incidente stradale, perché deve essere operato di ernia, perché deve essere operato di appendicite, e in quell'occasione si riscontra anche la presenza del Covid. Sono due fattispecie che io ritengo, per una questione di correttezza, debbano essere distinte. Tornando invece ai non vaccinati, era tra questi l'ottantenne deceduto nei giorni scorsi a Sondalo, come pure i due pazienti in gravi condizioni che dal Morelli stanno per essere trasferiti in terapia intensiva in uno degli ospedali accreditati dalla regione. Ai 95 pazienti in cura si aggiungono i cosiddetti pauci sintomatici, ovvero con lievi sintomi in via di guarigione, una ventina in totale. L'impegno di medici, infermieri e personale sociosanitario, tra i quali vi sono pure molte defezioni a causa del coronavirus, è massimo per garantire cure e assistenza ai pazienti, ma anche sul fronte dei tamponi, nei drive-thru e in laboratorio e delle vaccinazioni. La campagna vaccinale a questo proposito procede a pieno ritmo per la somministrazione di prime, seconde e terze dosi ai cittadini. Per i bambini dai 5 agli 11 anni sono in calendario sedute dedicate. Nei centri di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Villa di Tirano e Sondalo sono previste circa 16.000 vaccinazioni alla settimana e chi prenota ottiene l'appuntamento entro pochi giorni. Una curiosità, con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50 si sta assistendo a un deciso aumento della richiesta di prime dosi. Non si pensi tuttavia che chi non si è vaccinato finora adesso accetti di buon grado di farsi inoculare il siero, anzi, proprio per questo ASST in un comunicato ricorda testualmente che il centro vaccinale è il luogo di somministrazione del vaccino e non delle discussioni sull'obbligo vaccinale, che se protratte potrebbero essere causa di disagi per gli altri utenti in attesa, come è avvenuto in alcuni casi in questi giorni. Si confida quindi nella piena collaborazione di chi prenota la prima dose.
Ora cambiamo decisamente argomento e andiamo in Alta Valle. Promozione dello sci alpino e della cultura della montagna con un'attenta gestione della convivenza con lo sci da discesa. Nasce l'associazione Bormio Schimo, 10 soci, tra cui CAI, sci club, guide alpine, imprenditori del settore, per curare tutto quello che ruota attorno a una disciplina in forte crescita che debutterà ai Giochi Olimpici del 2026 proprio nella magnifica terra. Vediamo il servizio di Roberta Cervi. Nasce Bormio Schimo, una community che promuove il sviluppo e diffonde la cultura della montagna e del mountaineering, lo sci alpinismo. 10 fondatori guidati da Luca Martinelli, rappresentanti di associazioni e imprese competenti in materia. Una risposta a una disciplina sempre più popolare che debutterà ai Giochi Olimpici 2026 per giunta in programma a Bormio. Questo è uno degli aspetti che ci ha portato nel corso degli ultimi 3 anni a ragionare molto sulle dinamiche legate allo sci alpinismo e a creare e costituire questa nuova associazione. È emersa questa situazione proprio l'anno scorso, quando ci siamo accorti che con le aree sciabili e gli impianti di risalita chiusi per ovviamente la questione dell'emergenza Covid, tante persone si sono approcciate per la prima volta al mondo dello sci alpinismo. Per capire le delicate responsabilità e fare educazione, importante il confronto anche con Regione Lombardia, vista la nuova normativa numero 40 del 2021. L'intenzione è quella proprio di creare degli itinerari che salgano magari a margine delle aree sciabili, che permettano poi il rientro sulle piste gestite dalle società degli impianti, e per questo approccio abbiamo anche immaginato e pensato all'idea di creare uno ski pass. Il sodalizio coordinerà iniziative con enti, amministrazioni locali, uffici turistici per preparare un prodotto che oltre ai 350 itinerari naturali ne preveda altri battuti, segnalati anche adiacenti agli impianti di risalita e alle piste da sci. Prima andavamo a trattare con i vari interlocutori, sia i comuni e anche gli impianti, così, ma a ognuno per conto suo, ogni gruppo. Invece abbiamo cercato di mettere assieme tutti in modo da portare a casa qualcosa di più. È necessario dare delle regole chiare e fisse che permettano a tutti di praticare lo sci alpinismo in modo sicuro e in tutte le sue possibilità che vengono offerte dal nostro territorio. La società sci di Santa Caterina Valfurva fa da apripista introducendo lo ski pass ski alpa a 4 euro per raggiungere la zona di Plaghera. È una cosa sicuramente da cavalcare e da sviluppare e da migliorare, perché ci sono altri comprensori che sono più avanti di noi, dobbiamo adeguarci, anzi cercare di migliorare il prodotto, perché la conformazione delle nostre montagne e delle nostre piste sicuramente è un plus che molti altri territori non hanno. Il comprensorio di Bormio è una delle massime realtà al mondo tra itinerari, vivai giovanili e campioni come Robert Antonioli. Credo che sia fondamentale, soprattutto in questo momento in cui c'è tante persone che si approcciano, e anche noi come guide abbiamo l'esigenza di avere dei percorsi e di poter indicare dei percorsi alle persone che possono fruire in sicurezza e tutto l'anno tranquilla anche in autonomia. Schimo non perde tempo: dal 16 al 18 gennaio al Forte di Oga, comprensorio San Colombano, gli Schimo Days per 50 aziende in cui attivare interazioni tra produttori, distributori, negozianti e progettare il futuro del mercato. Rimaniamo in Alta Valle, fine settimana a Livigno, dedicato all'edizione 2022 di Ice Challenge, il campionato italiano di velocità su ghiaccio. Lo spettacolo è assicurato, ma il ghiacciodromo di Livigno non è soltanto adrenalina. Qui infatti si tengono con istruttori qualificati lezioni di guida su neve e ghiaccio aperte a tutti. Vediamo. È una tradizione che si rinnova. Livigno ospita nel fine settimana il campionato italiano di velocità su ghiaccio. Gomme chiodate e sbandate ben controllate. Questi bolidi, ma ci sono anche auto molto curiose, sono pronte a scendere in pista al ghiacciodromo di Livigno. I piloti di casa come Oliviero, Loris Bormolini, Andrea Caspani, Mattia Cola, solo per citarne alcuni, incroceranno le gomme chiodate con i più forti piloti italiani. Lo spettacolo è assicurato. In cabina di regia anche Andrea Mariani, presidente ACI Sondrio, che molto crede nell'iniziativa in chiave di promozione turistica. Ma non è solo sport e spettacolo.
Il ghiacciodromo di Livigno, infatti, è nato nel 1992 da un'idea di Oliviero Bormolini ed è a disposizione con istruttori qualificati per sessioni di guida su neve e ghiaccio con vetture proprie oppure dalla scuola per imparare le tecniche di guida in condizioni invernali. Si aumenta così la sicurezza sulla strada di tutti i giorni. Il bilancio del 2021 per il MUSA, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, e il CAST, il Castello delle Storie di Montagna, si è chiuso con il sorriso grazie agli oltre 15.000 visitatori e al lavoro svolto con le scuole. Visite guidate, convegni, laboratori, mostre temporanee, video escape room, tutto ha contribuito alla diffusione della cultura nel comprensorio di Sondrio. Paolo Croce ce ne parla nella rubrica del venerdì. Appena festeggiato 70 anni ma non li dimostra. Passione per l'arte, per il proprio lavoro, voglia di trasmettere il sapere ed il piacere delle cose belle hanno trovato casa al Museo Valtellinese di Storia e Arte e al CAST, il Castello delle Storie. Non a caso nel 2021 sono stati oltre 15.000 visitatori. E sarà anche vero, come ha detto qualcuno, che con la cultura non si mangia. Certo però che Sondrio ci insegna che il bello rende più sopportabile anche il tremendo periodo storico che stiamo vivendo. Il Museo di Sondrio vuole offrire ai cittadini, ma non solo ai cittadini, anche ai turisti, dei momenti di riflessione culturale importanti ed è tutto quello che abbiamo fatto durante il 2021, nonostante tutte le difficoltà. La dottoressa Baruta, con tutto il suo staff, ha sempre lavorato nonostante i momenti di difficoltà, di inizio d'anno, di chiusura. Si è cercato di affinare tutte, diciamo, le offerte che il mondo tecnologico dà per poter essere vicino al pubblico e quindi per promuovere tutto quello che è il nostro patrimonio anche online. Museo di Sondrio che cresce aprendosi anche ad altre realtà culturali e non dimentica il mondo della scuola. Abbiamo avuto dei numeri significativi che ci hanno dato soddisfazione, anche perché diciamo abbiamo visto che c'era un interesse non solo nelle nostre collezioni permanenti ma anche in quello che abbiamo offerto, cioè in una mostra che è stata prevalentemente donata dalla Banca d'Italia che ci ha regalato per alcuni mesi delle opere che nel loro complesso hanno formato questa mostra intitolata La poetica degli affetti. E poi con la Fondazione Musei, quindi Torino, che ci ha dato la possibilità di esporre questi due quadri, uno dei quali vedete alle mie spalle, che abbiamo voluto riguardanti la Tametica dei Fanciulli perché vogliamo appunto che ci sia questo forte collegamento con le scuole. Del resto ci troviamo nel centro cittadino di Sondrio, nello storico palazzo Sassi della Vizzari, austero edificio cinquecentesco donato dai proprietari al comune nel 1922 per scopi culturali. Nel 2021 abbiamo avuto oltre 15.000 visitatori. In tutte le attività, appunto, divise tra le varie attività proposte, soltanto un dato importante magari è quello delle scuole. 1.300 bambini da gennaio a maggio del 2021 hanno partecipato alle nostre attività, tendenzialmente online perché appunto eravamo ancora in piena pandemia. Da quando abbiamo riaperto il museo abbiamo cercato in tutti i modi di far avvicinare i visitatori, i cittadini di Sondrio, ma anche i turisti, proponendo diverse attività, mostre anche online, attività di conferenze, convegni, eventi per famiglie, gli escape room che sono andati molto bene a Castello Masegre in occasione di Halloween e tantissime attività che dovevano avvicinare la popolazione ai nostri musei. Non solamente un museo per Sondrio, ma per tutto il mandamento. Esatto, nei 70 anni del MUSA una delle nostre mission che porteremo avanti anche nel 2022 è proprio quella di raccontare il museo valtellinese, quello del territorio. Alle mie spalle abbiamo un'opera che proviene da Ponte in Valtellina che doveva essere qua in un deposito cautelativo durante un restauro. Grazie alla soprintendenza, al ministero e alla diocesi di Como siamo riusciti a esporlo, anche grazie agli amici di Ponte in Valtellina che ci hanno dato questo bellissimo omaggio. Rimarranno qui appunto in esposizione per essere viste da più persone perché il MUSA effettivamente il museo del territorio valtellinese. Un buon libro, la visita a un museo, questi mesi hanno cambiato le nostre abitudini individuali, le gerarchie di valori. Si sono scoperte cose che si erano perse nella società della frenesia, della superficialità. Non sappiamo se sia vero, ma a noi piace pensarlo.
Si intitola Futura ed è un film speciale perché ha voluto esplorare l'idea che i giovani tra i 15 e i 30 anni e i 20 anni, perdonate, hanno del futuro attraverso una serie di interviste girate in tutta Italia. Grazie alla nuova piastra e al Cinema Excelsior, il film venerdì prossimo arriva a Sondrio. Obiettivo: creare nuovi spunti e strumenti di riflessione e azione nel lavoro con i giovani sul territorio. Vediamo. Futura, come uno dei brani più celebri di Lucio Dalla. Futura è il titolo del docufilm diretto da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrbacher, nato per raccogliere e portare nelle sale una riflessione profonda sul tempo che stiamo vivendo e sul nostro paese, affidata ai sogni e alle speranze di ragazzi di tutta Italia tra i 15 e i 20 anni. Una riflessione multiforme che dopo Cannes e la Festa del Cinema di Roma del 2021, grazie alla nuova piastra in collaborazione con Educa in Rete e il Cinema Excelsior, venerdì prossimo approderà anche a Sondrio. Ci sembra una buona occasione per riportare l'attenzione sul target dei giovani, che in questo momento soffre particolarmente su tutte le restrizioni che stiamo vivendo, e anche un modo per aiutare il mondo adulto a riragionare il lavoro con loro, quindi sia per quanto riguarda la parte scolastica ma anche per tutto quello che è il mondo educativo. Significativo anche il fatto che questa iniziativa arrivi proprio dal quartiere sud-ovest della città, dove il progetto La Nuova Piastra da oltre un anno si sta articolando in lavori di rigenerazione urbana che procedono a fianco di variegate iniziative di coinvolgimento della popolazione del quartiere attraverso attività culturali, sociali e creative. Noi siamo contenti di esportare al di fuori del, diciamo, il perimetro del quartiere della Piastra questa tematica, che va comunque a impattare, interessare su tutto l'ambito cittadino. Futura è un film libero dalla meta, così lo definiscono gli autori, che non vuole svelare verità ma raccogliere lo spirito di un'epoca. Hanno intervistato i ragazzi in vari momenti della loro vita, quando la scuola era chiusa, quando la scuola era aperta, quando potevano uscire, andare a fare sport oppure meno. Quindi è una sorta di diario anche collettivo che racconta il periodo che abbiamo appena trascorso dal punto di vista giovanile. In questi due anni di pandemia le esigenze dei giovani sono state un pochettino tralasciate per fare spazio alle esigenze più legate agli anziani e alle persone più sensibili, ma tornare a parlare di giovani è fondamentale, ed è questo, è uno dei progetti che come amministrazione abbiamo sposato per far tornare i nostri giovani protagonisti della loro vita. La scuola, il lavoro, l'amore, la politica, la fiducia nell'Italia. E per capire come se la immaginano i giovani questa vita, l'invito è per le 21 del 21 gennaio al Cinema Excelsior. Sarà presente alla presentazione anche Stefano Laffi, che è un sociologo che lavora per Codici, un'agenzia di ricerca sociale di Milano, che ha seguito proprio la costruzione del film dal punto di vista della costruzione del canovaccio, perché il film si ispira ad alcuni libri che lui ha scritto negli ultimi anni. I biglietti sono già in prevendita sul sito del Cinema Excelsior, e fondamentalmente l'idea è quella di iniziare a fare una prima proiezione su Sondrio, sperando che poi anche altre sale cinematografiche sulla nostra provincia abbiano voglia di raccogliere questo invito e portarlo anche sugli altri mandamenti. Contrastare la povertà educativa, sostenere l'inclusione digitale, aumentare le conoscenze informatiche degli alunni e delle loro famiglie. Sono queste le finalità del progetto La Scuola per Tutti, promosso dal Circolo ACLI di Morbegno. A beneficiarne una quarantina di alunni delle scuole primarie e secondarie di Morbegno, appunto. Simone Belletti. Contrastare la povertà educativa, sostenere l'inclusione digitale e aumentare le conoscenze informatiche degli studenti e delle loro famiglie. Sono questi i punti nodali del progetto La Scuola per Tutti, presentato al Ricircolo ACLI di Morbegno in una conferenza stampa. L'iniziativa, promossa dal Circolo ACLI di Morbegno e dal progetto Tantam, ha potuto godere del sostegno di Fondazione Pro Valtellina per una quota di finanziamento mediante il Fondo Povertà, del Comune di Morbegno attraverso il contributo con il programma di attività denominato Morbegno Evviva, appartenente al bando regionale Stati Insieme, e dell'azienda Noratec. A beneficiare di tali azioni, 40 alunni delle scuole primarie e secondarie di Morbegno e le loro famiglie, coinvolti gli istituti Spini Vanoni e Damiani. È stato fatto un corso informatico di formazione all'alunno, ma anche alla propria famiglia, a cura della Noratec, un corso della durata di 3 incontri per circa 4 ore totali.
alla fine di questo, di questo corso ogni bambino, ogni ragazzo ha avuto in dono il computer che ha utilizzato durante il corso. Questo è importante per la propria formazione scolastica e per una migliore didattica. Io sono stato la fortunata punta di diamante di, in realtà, un lavoro di team per quanto riguarda Noratec, quindi grazie al mio socio Luca Filippucci e a Daniele Ganci di Asus siamo riusciti a rispondere a questa esigenza di inclusione digitale, potendo offrire una soluzione che è quella di Asus Chromebook ad un costo molto contenuto, dando la possibilità ai ragazzi di navigare in totale sicurezza. Cassina ha raccontato la sua esperienza. Mi ha stupito da una parte quanto sono scafati quelli un po' più grandicelli. Purtroppo alcuni utilizzano gli strumenti digitali senza alcuna supervisione, con degli evidenti rischi connaturati agli strumenti informatici e social. Dall'altra parte l'entusiasmo incredibile dei bambini più piccoli della scuola primaria, che hanno dimostrato una passione e un amore per questi strumenti è veramente quasi commovente. Oggi c'è una cittadinanza digitale che viaggia di pari passo con una cittadinanza sociale, politica e civile. Una persona che non conosce la tecnologia e non possiede un computer è di fatto un cittadino di serie B. E questo sarà il nostro ultimo servizio. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata.